Signori, benvenuti e bentornati sull'ombra di Mordor, anche se questa volta è l'ombra di Mordor, ma è l'ombra della guerra. Voglio intanto con voi, ok, vedere un attimo le impostazioni, luminosità, magari ne do un pelo di più così, perché YouTube mi distrugge di tutto, mi distrugge. Tutti i valori sono delle stime, la tua configurazione potrebbe influire sulla prestazione in maniera inaspettata. Memoria di sistema, memoria video, 8 giga, ultra. Ah, aspettate un secondo, opzioni. Io vorrei però limitare i frame, non per qualcosa, ma perché così almeno... Tanto io lo schermo a 60, che cosa me ne faccio di più? No? Tutto ultra. Mi sta molto bene. E iniziamo. Ho tutti i DLC di questa. Anzi, devo abbassare forse un pelo il volume. Audio. Questo lo volevo così. Spero che vada bene il volume, eh? L'ombra della guerra, la lama di Aralalalala. Allora, elimina il salvataggio. Ma perché c'è cerchio e X? Sì. No, non è chiaro. Perché, scusa, c'è cerchio? No. Controllo di base. Xbox One. Oh, oh. Ma pensa a te se io dovevo girare con... Allora, l'ombra della guerra. Io direi di iniziare l'ombra della guerra. Difficoltà della campagna. Difficoltà dei nemici vengono sconfitti velocemente. Apprezzare tutto ciò che offre il sistema. Ah, abbiamo anche il sistema Nemesi. No, intanto io avvio il timer. Mettere a prova tu la burla, sfrutta appena la velocità della vestita dei Nemesi. Gli orchi nemici sono più astuti e il loro comportamento vanno in base alla situazione. Il test definitivo delle tue abilità. Tutti i nemici attaccano più velocemente, infliggono più danni e possono subire una quantità notevole di colpi. Come la difficoltà, ma i danni che infliggono sono maggiori, potenze e colore si ricaricano. Ah beh. Normale. Fai normale, bro. Fai normale. Mi piacerebbe anche farlo a Nemesi, sinceramente. Mi piacerebbe. Se è permesso, perché non so neanche se si può fare. Sì, potrei ricominciarlo magari in live. Intanto vi ricordo che sono in live tutti i giorni dalle 2 o alle 3. Fino a che morto non ci separi. Trovate tutto qua sotto in descrizione. La storia continua. Avevo una famiglia. Avevo una famiglia. Una moglie. È bellissimo. E un figlio. Sappiamo tutti com'è andata. Spero che abbiate visto la serie prima, L'ombra di Mordor. Che sto rifacendo per il semplice fatto che mi hanno cancellato completamente, quasi completamente la serie. Su 20 episodi sono rimasti 6. Sei morto. Però ho deluto. Sei bandito dalla morte. Ah. A metà tra il mondo della luce e quello delle tenebre. Bene. Le nostre vite sono unite. Siamo legati da loro. Questo ce lo ricordiamo, penso, chi tutti. Sei, Spettro. Spettro. Io ho scritto la storia della Terra di Mezzo. Ho forgiato gli anelli del potere. Ma? Celebrimbor, il fabbro della seconda era. Ah, lo sai. Sauron ti ha costretto a forgiare gli anelli. Ho torturato te e i tuoi familiari. Madonna, che legne. Forse quel dolore è ciò che ci lega. Probabilmente sì. Dovevo morire con la mia famiglia. Pensavo volessi vendicarti. Ok. Oh, adesso comincio a diventare un po' più... Sconfiggere Sauron.
Ma gli avevamo già dato una ripassata nell'1, no? No, avevamo distrutto. Sì, avevamo ucciso Sauron. Prologo. Il nuovo anello. Il mondo degli uomini sta finendo. Quindi bene, no? L'ho visto. L'ho sentito. L'ha visto mentre lo sentiva. Graficamente Nei fuochi del è una bomba deserto, atomica, eh. un Graficamente amico, rimane aspetta, tuttora. Già l'uno era uniti tuttora nella molto morte, molto bello. hanno forgiato un anello per sfidare l'oscuro signore. Un anello dei poteri. Ma il potere Gesù. può accecare chi lo brama, e anche i legami più saldi possono Ah, questi spezzarsi. siamo noi. Il futuro che ho visto non deve compirsi. Celebrimbor. La morte Ho ti molta chiama, paura. amico. Quindi noi Cosa adesso. risponderai? Ah, questo è un futuro prossimo. Questo è un futuro prossimo, eh. Bellissimo. Dove l'hai trovato? Oh, ho ancora qualche amico a Gondor. Che c'è, cuore mio? Il passato è passato. Non c'è modo di cambiarlo. Dobbiamo andarcene di qui. Forza. Forza, andiamo. È troppo tardi. Siamo già morti. Ah, lo puoi ben dire. Però anche noi adesso siamo nel regno dei morti. È un film, sta roba qua è un film, è straordinario. Io mi emoziono. Siamo anche un Jedi. Jedi? Lo spettro ti chiama. Io ti chiamo. Spettro! Dove sei andato? La cosa che mi preoccupa è che hanno cambiato un po' il viso di Talion, l'hanno reso molto più reale, molto più espressivo. E tutto il panorama è bellissimo. Guardate che roba, è bellissimo. Mi piacerebbe vedere un film così. L'hanno cambiato un pochino. Guarda, guarda. Guardate che colpo d'occhio, guarda che roba. Siamo sempre a Mordor noi qua, eh. Siamo sempre a Mordor, qua. Ma dove è finito vero Celebrimbor? Noi stiamo andando infatti alla ricerca di lui. Oddio, tocca a noi. Non sento niente. Io non sento niente, non vorrei mai che voi sentite ancora meno. La Madonna. Attacca. Hanno cambiato le animazioni. Uccidi furtivamente. Andiamo con calma, eh. Oh la Madonna. Ok. Io vedo lui, eh. Cos'è uno dei nostri?
Ma guarda dove sono andato. Dai. Dai, dai. Dai. Ben diverso dall'altro, è come... Oh, il sistema di combattimento è sempre lui, eh. Vi assicuro che è sempre lui. Però è... Non dico che è più bello, mi piaceva di più l'altro. Però le animazioni sono migliorate notevolmente. Senti, bro. Aia. Ah, ma io me ne vado. Non ho l'arco perché non ho Celebrimbor. Qua c'è il ragno? Il ragno maledetto. Vi ricordate che abbiamo ucciso dei ragni giganti? Abbiamo ucciso dei ragni giganti quando eravamo nell'uno che camminavano in giro per la mappa. Eccolo. Però mi sembra un posto... Oddio, i ragni sono fatti bene. I movimenti devo vederlo alla luce del sole, devo vederlo, per essere tranquillo. Questo qua è Aragorn, assolutamente è identico. Celebrimbor. Ma che cosa ti hanno fatto? Ci hai fatti aspettare. Chi è? De... Liberalo! Un ragno non molla mai la sua presa, Ramin. A meno che non possa ottenere un attimo più grosso. Mazza, questo è grosso, sì, eh. Questo è un ragnone, eh. Ti ho chiamato qui per un motivo. Oh, beh. Adesso tu lo lasci andare. Subito. Facciamo i bravi, dai. Sei molto coraggioso per essere un uomo. Ma non sarà la tua spada a salvarlo. Ah no? Quanto sei disposto a sacrificare e a soffrire. Ah, è lei che ci parla nella mente, bene. A tutto. Non a tutto. Non ancora. Tu vuoi l'anello? Tu mi daresti l'anello per lo spettro. Va bene. Per poi ritrovarmi insieme a lui nella tua tela. Io sono Shelob e dico sempre e solo la verità. Chi l'ha detto? Sei un ragno. Neanche io lo scambio. I ragni non sono super affidabili. Aspetta! Dalion, no! Ecco il tuo bottino. Decolla? Ah, ora è tutto chiaro. Senza quello... Devi tenere molto a lui. Vai dal tuo fantoccio prima che muoia. Ah. Dai. Ci hai condannati, Talion. Il suo potere era già enorme. Ora le hai dato anche il mio. Ho riversato la mia forza vitale in quell'anello. Non vedi con la gola tagliata? Dobbiamo riprendercelo. Sì, vabbè. Non è qui che devi combattere la tua guerra. L'anello è perduto. Ora guarda.
Mina Sithil. Sì? Circondata dall'esercito dell'Oscuro Signore. Guarda il Palantir. Sauron non si fermerà mai. Beh, ma questa è una cosa che già sapevamo da 10 film, 7 spin-off, 3 giochi. Va protetto a tutti i costi. Mi ricordo che qua c'erano degli orchi molto più grossi degli altri. Dell'uno almeno. Non mi ricordo come si chiamano però. Ok, e mo? Mina Sithil. Devo sapere se la visione di Shelob è vera. E mo? Pensaci due volte prima di distruggere dell'attrezzatura leggendaria. Puoi potenziarla più volte aumentandone considerevolmente la potenza. È molto interessante. Molto interessante. Quindi ora abbiamo di nuovo anche l'arco. Per caso? Per caso adesso abbiamo anche l'arco, non me lo ricordo mica, sai? Non me lo ricordo mica. Atto 1, l'assedio di Minas Ithil. Non voglio saltare neanche un filmato perché non mi ricordo nulla di questo gioco qua. Ecco. Ah no, quello è un Graug. Madonna che casino. Il ragno ci ha mostrato la verità. Oh, lo sai. L'ultima fortezza di Gondor a Mordor non deve cadere. Eh no. Sì, però hanno una mira del culo, questi qua. Due colpi su 50 hanno preso. Guarda che paesaggio straordinario. Guarda che fonte, guarda che bella. Mamma mia. Non vedevo l'ora. La vera domanda è: noi siamo uno, come facciamo a salvare la fortezza? Sì? Preoccupiamoci del Palantir. Dobbiamo prenderlo prima che finisca in mano a Sauron. Il suo esercito diventerà invincibile. Ok. Il destino della città è meno importante. Non lascerò che li massacrino come è stato per i miei fratelli al Cancello Nero. Va bene. Tanto noi siamo già morti. Eliminiamo i capitani, così i gondoriani guadagneranno tempo. E potrebbero condurci al Palantir. Cerchiamo un verme e facciamolo parlare. È venuto. Ah, salto della fede. La bassa sei una nullità. Se prendi quella alta sei un re. Ecco, ha perso il segno. Interroga. Dalla ricerca del Palantir. Easy man. Oddio. Questi capitani di Sauron comandano l'assedio. Me lo ricordavo. Beh, questo è esattamente il sistema che abbiamo già visto. Il capitano che guida la ricerca è nella città bassa. Allora non andrà oltre. Mi serve forse però, sapete cosa? Mi piacerebbe avere un po' più di volume sulle voci. Perché mi piace sentire un po' di più e credo anche a voi. Si sono davvero difesi bene nella città di mezzo. Non importa. Quando l'assalto finale li colpirà, cadranno come i loro simili. Mazza! Questa non me la ricordavo mica, eh. Qua c'era uno prima. Qua c'era uno. Qui in mezzo al nulla per non uccidere neanche un umano. Non preoccuparti, ci saranno umani in abbondanza. Ok, tanto ne faccio un altro. Cos'ha questo? Ok. Non possiamo ancora reclutare nessuno. Da quello che vedo.
Ok. Dovevo andarmene dall'altra parte, eh. Ah, qua è obbligatorio avere la furtività, eh. Lo sapevo. E senza morte. Pensavo fosse morto. E senza morte. Che simpatici che sono questi qua. Sono molto simpatici, mi dispiace quasi farli fuori. Ti hai avuto le ultime migliori con l'arco. Hanno cambiato anche l'arco. Dai, 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 su, su. Easy, man. Si sta mettendo male per i gondoriani. Dobbiamo aiutarlo. Esamina l'indizio. Ok. Sono orme. E lo trovate le tracce, quindi? Hanno cambiato ben bene queste cose qua, Me le hanno cambiate di brutto. Mi hanno cambiato tante cose, sì sì. Dobbiamo eliminare i loro capitani. Lo sai bene, Bomber. I loro. Quindi devo ammazzarli tutti? O per ora mi accontenterò del target. Penso adesso del target. Da notare, non c'è nessuno. Dettagli da palla da tutte le parti. E mi piace che il mondo spettrale rivelerà la sua presenza. Eccolo là. Snafu. Confuso dalla furtività. Bene. Quindi sono proprio la persona sbagliata per ucciderlo. Perché io non sono capace a fare il furtivo. Proprio zero. Bello che ti puoi arrampicare dappertutto. Questa è una chicca. Veramente super chiccosa, come si suol dire. Il motivo per cui siamo qui è il Palantir. È la città che ci ostacola dal raggiungerlo. Se trovate la pietra veggente, dovete portarla direttamente da me. Conquisteremo così la terra di mezzo. Secondo te che succede una volta? Uccidi furtivamente. Bene. No. Devo migliorare questo. Ma chi è questa? Chi sei? Vendicherai i miei fratelli! To. Assaggia questo! To, to, to. Non mi dispiace che non mi ha fatto il discorso. Verme, verme, verme. Easy, man. Se n'è accorto. Se n'è accorto. Il capitano politico per non c'è un giorno attrezzo potente. Voglio gestire la tua attrezzatura in un inventario. Per gestire il tuo inventario, equipaggiati con attrezzatura per aumentare la tua potenza e la tua abilità. Grande. Attacco in mischia. Questo aumenta l'attacco in mischia. Mi fa impazzire. Bene, bene, benissimo. Bene, benissimo. Perché sei qui da sola? Perché sei qui da sola? La mia squadra è rimasta chiusa nella città bassa ieri notte. Ah, ok. Quanti eravate? Non abbastanza. Beh, Mina Sitil resiste ancora. Stiamo per perdere la città di mezzo, Ramingo. Chiuderanno i cancelli se non l'hanno già fatto. Ok. Dobbiamo arrivare lì il prima possibile. Ti seguirò come un'ombra. Come fa a sapere che siamo a Ramingo? Aspetta.
Dimmi. Come ti chiami? Perché urli? È a 10 centimetri. Talion. Non restare indietro, Talion. Abbiamo già perso troppi uomini. Sì, ti ho distrutto un capitano così, senza neanche batter ciglio. Fai la brava, dai. Allora, io direi... vediamo se posso salvare manualmente. Lo sapete voi? Lo sapete voi se si può salvare manualmente? Chi lo sa? Chi lo saprà mai? Personaggio. Ah, la madonna. Guarda quanto abilità. Questa è? Per recuperare salute prosciugando la vita. Ah, interessante. Hai sentito, amico? Va bene, io però direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Ci vediamo al prossimo video. Cica ciao, cica ciao, cica ciao.